approfittiamo del concorso dei gruppi per tornare nello scantinato. No, mi farete usare i miei poteri un'altra volta, no, uffa! Olivia, tu sei la chiave della nostra ricerca, non puoi rinunciare ora. Oltretutto, dobbiamo scoprire che c'è nel baule, capisci? Pensate di scappare? Più o meno. Io. E Tom non sa nulla. E non deve venirlo a sapere. No, certo. Poi io con i segreti sono bravissima. Sì. Va bene. E questo regalo? Perché ti porti fortuna per il concorso. Ti do un indizio per scoprire chi sono. Sono quello che ti ama di più. Aprilo. Vediamo. Oh, che carino. Alessio. No. Questo è di Max. Il gruppo che vincerà oggi passerà alla seconda fase della selezione, che lo porterà alla serata finale. Ce l'abbiamo! Io ve l'avevo detto! Mi dispiace, Miranda, ma devo andarmene via. Quiero abrir tu corazón y estar allí para saber cuáles son tus secretos. Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí. Si può sapere che fate qui? No! Il gruppo che parteciperà alla seconda fase della selezione del concorso è... La seconda fase del concorso dei gruppi è... Velvet! Ah, sì! Grazie! Non ci posso credere! Siamo felicissime! L'hai visto? Le Velvet sono un gruppo formato da ragazze della Mastery School. Loro sono Gaia, Lucilla, Valentina e Luna. Benissimo. Contente? Siamo felicissime! Contentissime! Siamo molto felici e beh, a quanto pare l'orsetto che mi ha regalato il mio amico Max mi ha portato molta fortuna. Max? Facciamo un bel applauso per il gruppo delle Velvet! E per la Mastery School, che verrà rappresentata da queste ragazze nel concorso. Ah.
Qualcuno mi può dire che cosa ci fate in direzione? Beh, non è come sembra... No, e che state facendo? No, 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 posso spiegare. Il fatto è che in questo baule l'altro giorno ci abbiamo messo un... Un monopattino? Sì, esatto, un monopattino. Un monopattino. Già. Davvero? E dovrei credervi? Non dovete mentirmi. Ma questo baule è senza fondo. Sì, noi abbiamo cercato di dirglielo, direttore, ma lei non ci ha voluto dare ascolto. Noi non diciamo bugie. Infatti. Ah no, e dove lo cercavate il monopattino se questo baule è senza fondo? Infatti, è proprio per questo che non lo trovavamo. Che stupidi che siamo. Ora basta, ragazzi, niente più bugie, eh? No, le assicuro che là dentro non abbiamo trovato niente. Davvero? Io non vi credo. Questo baule è molto pericoloso e non voglio che lo tocchiate, perciò l'ho portato qui. Questo baule non si può toccare, è chiaro? Questo baule, ripetete con me, non si può toccare. E adesso fuori. E adesso fuori. Questo non dovevate ripeterlo. Questo... Fuori. Dai, andiamo! Mi dispiace di aver mentito a Tom e a tutti voi su chi fosse la mia famiglia. Bene. Quantomeno riconosci di essere una bugiarda. Signore, la prego di perdonarmi. Così come ha chiesto scusa anche a Tom quando ha scoperto la verità. Tutto è cominciato con una bugia insignificante che poi è diventata... Ah, ciò che è fatto è fatto. Io sono davvero tanto pentita. Glielo giuro, io suo figlio lo amo davvero. In futuro mi piacerebbe formare una famiglia con lui. Se è vero che vuoi così bene a mio figlio come dici, forse è meglio che lo lasci in pace. E ora ti spiego anche il perché. Devo ricordarmi di fare... Rita, hai visto Toto? Un colpo. Toto, tu sai dov'è? Ah, tesoro, Miranda, ora calmati, dimmi che succede, di cosa rispondimi, Rita, hai visto Toto, sì o no? Toto? No, non l'ho visto, vuoi dirmi che succede? Rispondimi! Se n'è andato, Rita. Toto se n'è andato dalla scuola, se n'è andato! Ah, per poco non mi stacca un braccio. Beh, se n'è andato. Bene, se n'è andato Toto, beh, va bene. Uno in meno, Rita, uno in meno. Federica, ehi, che ci fai lì sotto? Che è successo? Ti ho vista correre e ora ti trovo nascosta. C'è qualche problema? No, va tutto bene. Beh, senti, io voglio soltanto sapere dov'è Emma, perché so che non è venuta. Allora tu sai dov'è? Sei una sua amica, dovresti saperlo. No. Come no? Mi puoi... Lascia stare, Tom, tanto è inutile. Federica ha imparato a tenere la bocca chiusa, vero? Allora puoi dirmelo tu dov'è? Io? Sì. Celeste, se tu sai qualcosa devi dirmelo, ok? Dai, Celeste. Emma? Sì. Non c'è? Come sarebbe a dire? È andata a parlare con tuo padre. Con mio padre? Si vede che Emma alla fine è diventata intraprendente. No. Dai, Federica, rilassati, adesso basta. Puoi smetterla di fare la stupida. Ora non sarà più necessario dire bugie. Secondo me questo è un cellulare per parlare coi fantasmi. Come fai a pensare che questo sia un cellulare? Per me invece è un telecomando, non vedi che ha il bottoncino rosso per accendere e spegnere? Ma no, è troppo piccolo per essere un telecomando. Che ne sai? Può darsi che serva ad accendere la musica, per esempio uno stereo. No, per me non c'entra niente. Meno male che Diego non si è accorto che l'abbiamo preso. Ho un'idea, accendiamolo! No! Ma che fai? Tobia, ma sei impazzito? Non lo possiamo accendere se non sappiamo a cosa serve. Scusa, qual è il problema? Non possiamo prendere una decisione così importante noi due da soli. Aspetteremo che i ragazzi tornino dal concorso, è tutto chiaro? Uffa, che noia! Nessuno ti ha insegnato ad aspettare? E va bene, Geronimo. Anzi, papà. Abbiamo vinto. Complimenti, abbiamo ragazze, vinto. Mi siete piaciute tanto. Ah, beh, grazie. Noi facciamo del nostro meglio, dico bene. Mi sembra strano che Toto sia ancora al bagno. Forse è caduto. Toto è in bagno? Chiedo ai ragazzi di andarlo a cercare, va bene? Ottima idea. Grazie. Okay, perfetto. Torno. Sono super felicissima. Dov'è Toto? Vi prego, ditemi dov'è Toto. Miranda, è nel bagno. No, Toto è andato via. Ha portato via le sue cose. Serena, se n'è andato. Se n'è andato ed è colpa mia. Calma. Se n'è andato per... Calmati, che succede? Colpa mia. Miranda, chiamate un medico. Cercate Alessio. Chiamate un medico. Miranda. Tu non sei nessuno, tesoro. Sei solo una povera disgraziata. Forse mio figlio crede ancora alla favoletta dell'amore tra la ragazza povera e il ragazzo ricco. Ma io no.
Io conosco bene quelli della tua classe sociale. Voi andate a caccia di fortuna. Siete degli opportunisti. Guarda che è inutile. Sappi che le tue lacrime non mi commuovono nemmeno un po'. Voglio essere chiaro, Emma, e ti ripeterò esattamente le stesse parole che ho già detto a tuo padre. Se tu non ti allontani da mio figlio, le cose finiranno col mettersi molto male per te e per la tua famiglia. Emma, papà, che le hai fatto? Perché sta piangendo? Fattelo spiegare da lei che ha pensato bene di venire a disturbarmi qui a casa mia. Perché mi fai questo? Ma che ti è preso? Io non ti faccio proprio niente, Tom. È ora che tu la smetta con questa storiella da quattro soldi. E non voglio più sentire una parola. Ora, per favore, gradirei che ve ne andaste. Andiamo, Tom. Da retta alla tua ragazza e tornatela in collegio. Che tanto lo so che sei scappato. Io non ti riconosco, papà. Che sia chiaro una volta per tutte. Non voglio rivedere mai più questa ragazza. Ma che fai? Sei impazzito? Ora mi spieghi perché hai detto a Luna che il peluche gliel'hai regalato tu. Lascia, prima mi devi rispondere. Ehi, 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 ragazzi, allora, ma che vi prende? Siete fuori di testa? Questo pazzo dice che il peluche te l'ha regalato lui e non io. Levati, Luna, levati, che adesso no, non ci... No, per favore, Alessio, fermati. Te l'ho regalato io e lui è un bugiardo. Non lo vedi che sta mentendo? Ammettilo, io sono stato bravo e tu non sai che fare. Luna, per favore, va via, che adesso lo ammazzo. No, per favore, Alessio, fermati, per Alessio, favore. Alessio, è svenuta Miranda. Miranda è svenuta. È pazzesco. Toto! Va bene, falla passare. Toto, perdonami, per favore. Ti chiedo solo di perdonarmi. Ti voglio bene, ti voglio tanto bene, Toto. Errori, 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 Miranda. Io ti volevo. Ma tu mi hai disprezzato perché non contavo niente. E adesso tu mi vuoi solo per un motivo. Perché sono potente e perché ho tutto quello che voglio. No! Così non vale, così non vale. E ti dirò di più. Adesso sono io che non ti voglio. No, no, non può essere. Tato, per favore, sì, Tato! Sì, sì, mi dispiace davvero tanto, sai? Ma trovati un altro. Ho già qualcuno a cui voler bene. Serena è stata al mio fianco sempre, anche quando non ero nessuno. Lei sì che si merita tutto il mio amore. Toto! Toto! Toto, ti prego, Toto, no! Toto! Perché sono stata così stupida? Perché l'ho perso, Toto? Perché ti ho perso? Non so che fare. Sono su una sedia a rotelle. Non ho un soldo bucato. Non ho niente. Va bene, ragazzi, vediamo che no, succede. No, che fai? Che fai? Non lo toccare, che basta un badaboom e gli esplode la scuola. Badaboom! Non ridete, stupidi. Geranimo ha ragione. Dobbiamo fare attenzione, può essere molto pericoloso. E tu, Olivia, che dici? Non lo so, non ho mai visto una cosa del genere. Beh, Olivia, è meglio che provi a fare qualcosa tu prima che faccia badaboom. Dai, ti prego, Olivia, per favore. E va bene, adesso ci provo. Per me non posso continuare. Ok, allora non possiamo accenderlo. Perché sennò fa badaboom. E perché Geronimo ha ragione. Prima dobbiamo riuscire a capire di cosa si tratta. Per me questo apparecchietto può essere TNT puro, sai? Aspetta, cos'è il TNT? Badaboom. Il TNT, la dinamite. Il TNT ho capito. Può esplodere. Esplosivi? Sì, esplosivi. Ah, ok, ho capito. Saggio, mi dica. Com'è potuto succedere? T'avevo detto di starci attento. Ti avevo avvertito che avresti dovuto tenere quegli incorreggibili mocciosi alla larga dal baule.
O sbaglio? Sì, ha ragione, mi sono distratto soltanto per un secondo. Quei ragazzi hanno il telecomando di accesso. Ti rendi conto di quanto sia grave la situazione? Il telecomando di accesso? Ma di che parla? Due dei tuoi alunni hanno rubato il telecomando di accesso che permette di aprire il portale. Non riesco a capire quale portale. Non te lo posso spiegare per telefono, ma il fatto è che è molto pericoloso. Se quei giovincelli riescono ad accendere il telecomando... E che succederebbe se lo attivassero? Che le forze del male se la prenderanno con tutti quanti noi. Non mi spaventi. Non c'è tempo, devi riuscire a trovare il telecomando di accesso prima che sia troppo tardi. Pronto? Non può essere. Tobia, che mascalzoni. Portala in camera, Alessio. Chiudi tu. Sì, sì. Non posso credere che Toto se ne sia andato. Invece è così. Ho controllato in camera sua, si è portato via tutto. Sdraiati, amore mio, ti preparo un bel tè, ti va? Tira sulle gambe, no, brava. No, non voglio niente. Vedrai che ti farà bene. Andiamo, tesoro. Ecco qua. È incredibile così. Che sia andato via. Adesso passerà la notte da solo, per strada e sulla sedia a rotelle. Che pena. Luna, non capisci che così è peggio? Mamma, sì, non la sopporto più. Che se ne vada. Vai via, Luna, vai via. Sta tranquilla, Miranda. Tu non ti innervosire. Sta tranquilla che io... Luna, mi accompagni un attimo, per favore? Sì, vai. Sta tranquilla, favore. Tesoro mio. Sei sicura che non vuoi che ti porti un bel tè? Ti farà bene. No, ti calmerò. Non voglio niente. Finché Toto non torna, io non voglio niente. Voi non abitavate nello stesso quartiere di Toto? Sì. Beh, perché tu e tuo padre non andate a cercarlo? Magari è da quelle parti. Hai ragione, questa è una possibilità. No, aspetta, prima devo dirti una cosa. Mamma, finché Toto non torna io non mangerò e non voglio bere niente. Ma non e puoi. Non voglio uscire dalla così mia stanza. Così non va bene, tu sai che questo non va bene. Se potessi smettere di respirare. Non dire così, Miranda. In questo momento dobbiamo unire le forze per cercare di ritrovare Toto. Mamma, non riuscirai a convincermi. Finché Toto non torna, io non mi alzerò più dal letto. Luna, ti giuro che sono stato io a lasciarti il regalo come portafortuna. E perché ti dovrei credere? Perché dovrei dirti una simile bugia? E perché Max dovrebbe mentirmi? Non lo so, perché evidentemente sarà un bugiardo. Mai, tu no. Sai che c'è, Alessio? L'unica cosa che mi interessa è trovare Toto. Miranda si merita tutto, tutto quello che le sta succedendo, tutto. Non la sopporto più, non la sopporto più. Ora capisci perché ti dico che è una ragazzina viziata. Senti, Giulietta, io mi sento in colpa. Lui stava insieme a noi e se n'è andato. Ok, ok, però Serena, come potevamo immaginare che Toto se ne sarebbe andato e che invece di andare al bagno sarebbe adesso scappato? Adesso basta, ti prego, Giulietta, dobbiamo fare qualcosa. Sì, okay. Lui è da solo, non può camminare. Ha ragione. Provato, so io cosa possiamo fare. Cosa? Facciamo dei cartelli con la sua foto e poi li attacchiamo in zona. Ah, sì, questa è un'ottima idea. Però, aspetta, ora che ci penso, naturalmente, oltre a questo, potremmo fare una catena di email e mandarla a tutti i nostri contatti, chiedendo di spargere la voce. Sì, sì. Bravissima, ottima idea. Lo ritroveremo. Ne sono sicura. Geronimo e Tobia, dovete restituirmi quello che avete rubato dal baule, subito. Non abbiamo rubato niente. Andiamo. No, Tobia. Andiamo? La dove prego. L'avete nascosto, ragazzi? Rispondete. Per favore, ci lasci dormire. Sta zitto, allora dov'è? È molto importante ed è molto pericoloso, me lo dovete restituire. Dov'è? Dove l'avete messo? Non abbiamo preso nulla. Io non ti credo, dove l'avete messo? Uscite, lo cercherò io. Fuori? Uscite, avanti! Andiamo! Via! Devo assolutamente trovarlo! Andiamo, Luna. Su con la vita, eh? Su con la vita, papà. Miranda non vuole parlarmi. Alessio non sa che cosa vuole. E in più è sparito Toto. Amore mio, ascoltami. Sta nascendo una stella. Papà, non è il momento di scherzare. Ma non sto scherzando, amore. Tu non ti rendi conto che questo potrebbe essere l'inizio di una brillante carriera artistica? Non mi importa.
L'unica cosa che voglio è ritrovare Toto. Chissà dove si è cacciato. Non lo so, ma spero che non gli capiti niente di brutto. Non sembra vero, papà, ma a me ne succede una dopo l'altra e sono così stanca. Non voglio più vivere così, voglio che finisca tutto. Vorrei essere in un altro posto. Super, super Geronimo! Super, super Geronimo! È davvero assurdo, cavolo, non ci credo. Abbiamo perso la battaglia, non la guerra, questo è sicuro. Sì, sì, ma dobbiamo continuare, di certo non ho intenzione di mollare. E domani, immaginate quello che ci aspetta, vero? Le ragazze ci faranno neri, sì, lo sappiamo. Sì. Comunque, voglio che sappiate tutti che per me siamo uno dei migliori gruppi che io conosca. E vorrei aggiungere che sono davvero orgoglioso di tutti voi. Parole sante. Bene, bene. Cambiando argomento, la cosa che mi preoccupa di più è il fatto di Toto. Potremmo andare a cercarlo, no? In fin dei conti è meglio fare tutti i tentativi. Pensi che ci permetteranno di cercarlo? Non lo so, chi può dirlo? Che ti prendi? Che cosa hai in testa? E tu che ci fai qua? Bene, ragazze, brindiamo per il debutto del gruppo e perché Toto ritorni. Sì, sì, brindiamo. Sì, e che ritorni sano e salvo. Beh, ragazze, comunque non vi preoccupate. Quelli come Toto sono abituati a stare in strada e sanno muoversi meglio di tutte noi. Sì, e tu come lo sai? Perché non ti ho mai vista parlare con Toto tanto da sapere tutto. No, sì, infatti no, ma mi è arrivata voce che non aveva una famiglia e beh, ti è arrivata voce? Beh, sì, ma questo era in passato. Toto, da quando è entrato alla Mastery, ha cambiato moltissimo la sua vita. Che strano. Sì, mi sembra che qualcuno me l'abbia già detto, ma... Tutti le dicono qualcosa, è davvero incredibile. Ragazze, saranno state le luci e il successo, ma sono davvero sfinita e molto stanca, quindi ci vediamo domani, eh? Buonanotte. Sì, buonanotte. Ok, ciao. No, sì, è chiaro, le luci e il successo ti stancano. Ragazze, Lucilla è molto strana, non vi pare? Sì, non so che le ha preso a quella ragazza. Secondo me a lei piace Alessio, ma lui non la considera. Sì, questo è molto probabile. È anche logico, se ci pensate bene. Perché quando a te piace un ragazzo, ti piace molto e sei innamorata di lui, e lui non ti considera, ti dispiace e ti fa molto male. Secondo me. Parli per esperienza personale, vero? Sì, sì, è ovvio. Sì? Certo, e non fai che ricordarmelo, ti piace, me lo dici ogni volta. Aspetta, Valentina, calmati, non voglio mica litigare, si fa per parlare. Mancava solo che dicessi Ivo e il quadro era perfetto. L'hai nominato sì, tu che ne sai? Così, se stavo parlando di un lavoro. Ma adesso non è così, ma io lo dico tranquillamente. Basta, è tardi e ci sono problemi molto più grossi. Sì, ci sono altri problemi, ma è quello che sento e questa ragazza non mi fa parlare, non mi sento libera. Non ti faccio parlare perché è il mio fidanzato, non puoi dire quello che vuoi. Va bene, ma a te dà fastidio tutto quello che dico. Dico sì, ciao, esatto. E ti dà fastidio. Dico sì, ci vediamo, sì, e ti dà fastidio. Quello. Dico Ivo e ti dà fastidio. Proprio così. Basta. Non la sopporto più. Lo chiedo per l'ultima volta e non lo ripeto più. Dov'è il telecomando? Dov'è il telecomando? E dov'è il telecomando? Ragazzi, dovete restituire quel telecomando, non capite? Perché? Perché dovete farlo e basta, perché è importante, per cortesia. No, perché l'abbiamo nascosto. Ah, quindi ce l'avete voi. Sì, ma perché è così importante? Perché è pericoloso? Noi perché, non... per favore, dovete ridarmelo. È molto importante di avere quel telecomando, lo capite o no? A Victoria interesserebbe? O ad Alessio, o a Rita. Noi le possiamo dire dove l'abbiamo nascosto. Però prima lei ci deve dire di che si tratta. Vuole che chiami Alessio, Rita, Victoria, così almeno lo sapremo tutti. Toto, mi avete stancato. Quel ragazzo, Toto, quello che è sempre così sciatto, di sicuro se ne sta in giro allegramente passeggiando per le strade, vai a sapere dove. E voi qua, sprecando mucchi di fogli di questo istituto. Rita, non serve urlare, stiamo facendo tutto il possibile per trovare Toto. Il nostro Toto potrebbe essere in pericolo, Rita. Il nostro Toto potrebbe essere in pericolo, e che me ne importa, tesoruccio? Chi va via senza essere cacciato, torna senza essere chiamato, è chiaro? Ma lui è stato cacciato, veramente. Comunque, non importa. Mi stia a sentire, ora le dirò una cosa. Non si intrometta quando non viene interpellata. La questione che Miranda potrebbe avere con Toto è soltanto di Miranda e non sua, capito? Sì, va bene, ma noi siamo amiche di Toto.
E continueremo anche se lei non vuole, ok? Sì, esatto. Ah, bene, 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 che bello. Vediamo come fate, dai, continuate, continuate. Rita, continuate. Lei non ci fa continuare, parleremo con la signora Victoria e le diremo che non ci permette di aiutare Miranda, capito? Sì, capito. Quello che volevo dirvi è che lo attacchi alla corrente tranquilla e che questa cosa che sputa... La fotocopiatrice, sì, la fotocopiatrice. Sì. Ha poco inchiostro, sì. Poco toner, quindi tenetelo presente. Grazie mille. Di niente? Vi adoro, ve lo dico. Anche noi. Capito, Rita, capito. No, non capisco come hai potuto affrontare mio padre. In fondo era chiaro che ti avrebbe detto cose molto sgradevoli. Ma dovevo fare qualcosa, Tom. Perché non mi hai avvisato? Sapevi che ti avrei protetta, ti sarei stato accanto, avrei potuto aiutarti. Oh, Tom, io lo so come sei e mi piaci tanto, però... Però cosa? Però non possiamo continuare a stare insieme. Mi sento la cattiva del film, quella che ti ha separato dalla famiglia. E poi i miei genitori sono minacciati, disprezzati. È orribile, tesoro mio. Ma io so che possiamo fare qualcosa, Emma, noi due insieme. Perché no, eh? Non lo so, non lo so. Una via d'uscita ci deve essere, davvero. Che ne dici? Che ci fai qui? Volevo solo sapere come stavi, Luna. Sto bene. Sicura? Sto bene. Siamo andati un po' in giro con papà a cercare Toto per il quartiere, però non l'abbiamo trovato. Non so dove possa essere. Beh, vedrai, lo troverete sicuramente. Non preoccuparti. Lo spero tanto. Se Rita ti vede qui, sono guai. Volevo solo vedere come stavi, te l'ho detto. Ok, ora sai che sto bene e quindi... Va bene, ma volevo anche darti una sorpresa. Una sorpresa? Sì. Per te. È bellissimo! E l'altro? L'altro cosa? L'altro... L'altro orsetto? Non me l'hai regalato tu. Che ti importa dell'altro orsetto? Me l'ha regalato Alessio. L'importante è che questo te l'ho regalato io e che ti piace. No! L'altro me l'ha regalato Alessio e dov'è? Vuoi sapere dov'è l'orsetto? Sì. È proprio lì sopra. L'hai distrutto. Toto! Mi prepari il cavallo, per favore? Sì, te lo porto subito. Ah, e preparati anche tu. Oggi vieni con me. No, Miranda, no. Perché no? Perché non possiamo, io sono un tuo impiegato. Oh, Toto, non è più così. Ora sei il mio fidanzato, il ragazzo più carino del mondo. Pronto? Allora, Diego, hai trovato il telecomando? Ma che, l'ho cercato dappertutto, non so, è scomparso, se l'è inghiottito la terra. Allora siamo in guai seri! Ma non capisco il perché, scusi, signore, mi può dire che cosa c'è di così grave? Te l'ho già detto, per telefono no! E allora vediamoci, mi dica dov'è e la raggiungo! Non rilascio interviste! E va bene, ma se non si può fare di persona, né per telefono, come bi posso capire che sta succedendo? L'unica cosa che devi sapere è che il telecomando non può stare più di 12 ore senza la protezione del campo magnetico, ovvero all'interno del baule. Tra non molto si attiverà e questo sarà... inevitabile! Sì, va bene, si attiverà. E che succede se si attiva? Che potrà mai succedere? Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa! Mi ascolti bene, ho bisogno di maggiori informazioni! Come mi... Diego, caro Diego, sono arrivata in un brutto momento? Al contrario, è arrivata al momento giusto, è arrivata nel momento preciso. Ho bisogno di lei e non sa quanto. Ha bisogno di me? Sì. Non è meglio se andiamo in un posto più accogliente? No, 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 voglio che mi aiuti. Che ho perso una cosa, Rita.
Ah, ci sono. Ha perso la pazienza. La prima cosa che si perde entrando nella Mastery School è la pazienza, non lo dica a me, la no, prego. No, 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 mi... ho perso il comando. Ah, ha perso il comando. Sì. Ha perso il comando, sì. Vuole parlarne con me. No, ora tutto mi è più chiaro, mi piace. No, sì. No, il comando, il telecomando, come... Ah, ho capito. Lei ha perso il telecomando del suo televisore, dico bene. No, non ha capito, Rita. Il baule, i bambini, su un cutrulu. Ah, no. No, non ci posso credere. Che c'è? Non mi dica che i bambini hanno trovato il telecomando. Rita, lei sa di quale telecomando sto parlando? Volevo dirti che ho appena scoperto che l'orsetto me l'hai regalato tu. Bene, allora alla fine ti sei convinta. E quindi sono venuta a ringraziarti e a scusarmi con te. Sei perdonata. Vuoi bere qualcosa? No, no, sono venuta solo per questo. Perché in fondo mi ha portato fortuna, no? Ancora non ci posso credere che abbiamo vinto. Siete molto brave. Ecco perché avete vinto. Sì, però con così poche prove e con tutto quello che sta succedendo è stato un vero miracolo aver vinto. Per me l'unico miracolo è che ti sia resa conto che il tuo ex ragazzo è un bugiardo. E il prossimo miracolo sarà renderti conto che devi stare con me. A dire il vero, preferirei che restasse tutto così. Va bene, ti rispetto. Non voglio insistere, però quando rivedrò il tuo orsetto, esprimerò questo desiderio. No. No? No, voglio dire... La cosa dell'orsetto non si può fare perché... Perché? Non esiste più. L'hai buttato nella spazzatura? No, no, non avrei mai fatto. Allora che vuol simile? Dire che non esiste più? Max l'ha bruciato. Guzman, come funziona? Spenga la sirena, per favore. Mi scusi, fermiamoci qua. Toto, Toto è un ragazzo biondo. Io sono Victoria Mujica, in carne e ossa, direttrice della Mastery School. Lui è Guglielmo Guzman. Ah, c'è un uomo con un mattone in mano. Signore, lei che è nel piano della costruzione, ha per caso visto un ragazzo? Toto si chiama, biondo, occhi castani, bellissimo, una cosa impressionante. Un incredibile ragazzo, futuro della società. Signori, anche voi avete visto un ragazzo? Guardate la foto, guardate per favore. Guzman, faccia qualcosa, io non posso stare a parlare da sola tutto il tempo. Faccia vedere la foto. Toto, mi segua. Toto, Guzman. No, scusi, eh. Toto, signore, non se ne vada, aspetti. Dot Sitter, si fermi un attimo. Lei di sicuro conosce il quartiere. Giulietta, tu dici che Toto vuole Miranda o vuole me? Guarda, io credo che se Toto è andato via, sinceramente, non vuole nessuna delle due. Sì, sì, è quello che dico anch'io, sì. Non vuole nessuna delle due. Sì, certo, è chiaro. Dov'è quella maglietta? Quella marrone, quella marrone. Di sicuro c'è la polla. Dove l'avrà? Vediamo. Qua. E questo? E questo cos'è? Toto, dove sei, Toto? Voglio dirti che ti voglio, che ti aspetto, che impazzirei se ti succedesse qualcosa. Ritorna, per favore, Toto. Io per te cambierei.
Cambierei per il tuo amore, Toto. Dove sei? Ritorna, per favore, Toto. Toto. Toto! E così va in giro a dare fuoco ai regali che io faccio a lui. Sì, e allora? E allora? Sì, sono capace di questo e molto altro. Ah, fai il cattivo. Sì, faccio il cattivo. Bene, mettiamo fine a questa storia. Vediamo che sai fare. Porque nuestro amor es nice, tiene magia, tiene encanto. Si no estás, yo te salgo a buscar. Necesito volverte a encontrar. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Todo lo que siento te lo digo en mi. Dice que siempre está conmigo.